La regione Puglia ha un grande appeal turistico, è una delle mete più gettonate, questo da anni a questa parte. Però diciamo che se c'è un Salento che cresce, mi riferisco soprattutto a Lecce e alla sua provincia, dal punto di vista turistico Taranto fa piccoli passi, tentenna, eppure parliamo di una città, Taranto, che ha risorse, Taranto e la sua provincia, che godono di risorse naturali fantastiche, penso al mare, penso all'offerta inerente al patrimonio storico, archeologico. Dicevo, Taranto comunque stenta. Ne parliamo con l'avvocato Gian Domenico Pilolli, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Hai fotografato ovviamente da ottimo conoscitore del nostro territorio uno dei temi fondamentali di questa campagna elettorale. Il turismo nella nostra provincia non decolla perché purtroppo, come prima analisi, mancano le infrastrutture. Hai fatto riferimento a Salento, dove sono stati fatti importanti interventi strutturali dal punto di vista delle infrastrutture viarie e non solo. Nella provincia di Taranto si stenta a comprendere che effettivamente il turismo è uno dei settori che può ridare vitalità a un territorio che è stato devastato dalla grande industria. Purtroppo oggi non ci si può inventare imprenditori agricoli, imprenditori turistici, perché effettivamente occorre una competenza specifica, ma occorre soprattutto che queste persone vengano aiutate. Penso all'aeroporto di Grottaglie, che ancora non riesce ad essere un punto di riferimento della regione Puglia. Ahimè, la provincia di Taranto registra sempre queste scelte scellerate da parte della regione, così come i treni che non riescono a rendere agevole il percorso verso la nostra provincia. Continuiamo a essere fanalino di coda perché molto probabilmente non siamo autorevoli sui tavoli che contano a livello regionale. Altre province riescono a fare quadrato anche con colori politici diversi, perché quando si parla di tutela del territorio non bisognerebbe guardare alla propria casacca, bisognerebbe fare quadrato, bisogna investire realmente nelle risorse che sono a disposizione. Noi abbiamo scelto come candidato presidente Raffaele Fitto perché autorevole personaggio a livello europeo, conosce bene i mezzi per poter riuscire a recuperare le risorse europee. Oggi diventano l'unico mezzo per poter investire nei nostri territori e nelle nostre strutture. Raffaele Fitto ovviamente è stato anche presidente della regione ed è stato questo il motivo, il connubio inscindibile che permette oggi a Raffaele di essere persona autorevole che potrà gestire bene i fondi europei e potrà soprattutto spenderli e metterli a disposizione delle imprese turistiche. E mi auguro di questa provincia, una provincia che lentamente si sta risvegliando e sta riscoprendo le proprie coste e dovrebbe riscoprire anche la necessità di riportare, ad esempio, ne hai parlato tu in diverse trasmissioni, anche un'attività seria turistica nella nostra città di Taranto, una città che è tra le più belle d'Italia, che però viene dimenticata da quelli che possono essere degli effettivi interventi. Si parla, si sogna, ma poi realmente non si recuperano le risorse per farla rivivere. Non ci vorrebbe molto, io penso a quei timidi segnali di far arrivare le navi da crociera. Le navi da crociera potrebbero arrivare e potrebbero arrivare realmente facendo una seria attività di recupero del nostro porto attraverso dei dragaggi che si possono e si dovrebbero fare, perché credo che effettivamente le risorse di questa nostra terra ionica siano uniche nel territorio regionale pugliese. Molto probabilmente occorre far quadrato e quindi sarà questo uno dei miei dei primari obiettivi qualora fossi eletto, mettere insieme tutte le forze politiche, tutti i candidati e tutti gli eventuali consiglieri regionali insieme per costruire per la provincia di Taranto un programma serio ma soprattutto di rilancio.